Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Tipo la gnocca? Guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Tanto la mappa, direi. First thing. Questi papiri? No, è solo un riflesso della luce. Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer, non toccare niente su quella scacchiera. Può essere infetto. Bobby chi? Lascia perdere. Ok, quando ti danno questi rifornimenti è grodoloso perché è tutto quello che ti serve, ma... potresti... anzi, non è che potresti, sicuramente andrai incontro a gente che ti caga i coglioni. Però aspetta, aspetta. Fammi andare dietro il bancone. Forbici. Niente, il nastro, ragazzi. Proprio non ce la fa, eh. Sono venuto fin qui praticamente solo per le forbici. Basically questo, fantastico. Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Grazie al cazzo. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Darò un'occhiata qui sopra. C'è niente di utile là. Già trovato gli interrogatori, quindi zitto. Grazie. C'è un cazzo qua dentro. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è te? In cielo. Una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Dildi di legno. Fanculo anche a te. Dai, spero che tu sappia quello che fai. Però un cinquantenne che ammanetta una quattordicenne è abbastanza sus, eh? Fatevelo dire. Altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Che bello. Sento già rumore, no? Ce n'è uno dentro. No, è da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess? Pensavo potessi separarti. È occupata. E sarà occupata per sempre. Mi sembra che ci siano. No! Problemi in paradiso. Qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Cosa? Perché così crudele? Perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Ok, non fa... Adesso ho capito l'origine del meme. Perché non ci ho pensato prima? Non ho idea di che aspetto abbia all'interno dei motori.
Solo i militari fanno nuove batterie per auto. Porca puttana! Infatti! No. Carico e pronto. Ok. No, no, il clicker no. Ti prego, il clicker no. Il clicker no, il clicker no. Allora, fammi ragionare un secondo. Clic e sconfitti zero, che bello. Via. Via che arriva il clicker. Via che arriva il clicker. Cosa? Voglio morire. Ok, non ho fatto un cazzo, però per fortuna ci è rimasto un clicker solo. Praticamente bisognava scappare. Ok. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio, non sei tu che la fai. Sai cosa significa? Bisogna prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Bill. Joel, da questa parte. Che vuoi? E si sale. E poi cioè, ci poteva tranquillamente entrare anche prima, Ok, let me check qui. Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. Kit medico. Dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Speriamo. Da che parte? Siamo qui, è nella cantina. Siamo qui, pieni di guai. Qualcuno cantava comunque. Suggestivo qua, bellissimo. Fotocopertina d'obbligo. Comunque, perché devo aprire io? C'è casa tua, zio. Giù di qua. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Sì, aspetta che mi rifaccio tutti gli infetti a marcia indietro per riportarla da Marlene. Sì, bello, aspetta, arrivo. Qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho fatto i cazzi tuoi? A posto la tua cazzo di roba! Non toccare! Giustamente. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano. Comunque penso che ci dia il fucile ancora migliore adesso. Credo. Tieni. Esattamente.
Diamoci una mossa. Questo qua, ravvicinato, un colpo uccide Clicker, che è una cosa molto molto prima buona. Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Ho capito di cosa si tratta. Ho capito. Golosissimo. Ok, perfetto. Ah, ok, è per potenziare le armi, sì, adesso ricordo. Frecce. Tutto il ben di Dio che sta qua va preso, ragazzi. Questo dopo. Alcol. Che per ora non mi serve a niente, perché ho sia le molotov che i kit medici, ma non c'è nastro per i coltelli. Incredibile. Oh, eccolo. Spero che questo mi serva trattanto. Ho tutti i fazzoletti. Lui che mi lascia rubare tranquillamente in santa pace in casa sua, grazie, cioè. Si trovassero persone gentili così. La bomba di chiodi. Attenzione, aspetta. Quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Ottimo, vero? Esattamente. Abbiamo fucili a pompa e forbici esplosivo. Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. Dovevano aspettarselo. Nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Affanculo, a Joel serve un'arma. Esplosivo, esatto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Anyway, ragazzi. Allora, 142, buono. Allora, fucile da caccia, fucile a pompa. Ok. Velocità di ricarica. Importantissimo. Rinculo. Con calma, Joe, eh. L'arco? Che puoi fare con l'arco? Allora, prima di andare all'arco però, fatemi andare alla fiandina. Cosa posso fare alla fiandina? 75. Frena. Ora pistola 9 mm, cosa posso fargli? Velocità di fuoco? E di ricarica. Joe, però, cioè che cazzo? Ok. Poi alla 9 mm, che comunque è sempre utile. Capacità caricatore.
Ok. E a questo punto, velocità di fuoco. Credo non ci sia rimasto altro. Con 17 penso che non possa fare neanche l'arco. Esatto. Vabbè dai ragazzi, si è fatto tanto però, eh. Andrà più che bene. Proprio lo ribaltate come un calzino, le mie armi, facendo questo. Allora, qua non c'è esplosivi in vista, vero? No. Perché prima, alla seconda volta che sono passato, un nuovo oggetto ce l'ho trovato. Adesso non c'è più. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la cometta, fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio. Come un falco. Poverina, però. Me la bullizzate. Me la bullizzate, poveraccio. Ora qua che ci sta? Su non si può andare? Ovvio che no. Allora, questo dovrebbe essere un cimitero, se non vado errato. Posticino qui. Esatto, questa è una chiesa. Cosa da confessare, questo è il posto giusto. Sì, vabbè, zio, tirerai una serie di bestemmie che... Anche il poco che ci è rimasto viene giù, quindi... Evita di dirmelo, grazie, che sennò poi... I clicker sono niente in confronto a quello che succede. Ok, è ora di fare i bagagli. Coltello utilissimo. E lì andiamo.